Commissione Statuto del Comune dell'Aquila dice no alla proposta dei consiglieri di centrodestra di conferire la cittadinanza onoraria a Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile. Forti polemiche si accendono all'Aquila. Sentiamo cosa ne pensano gli studenti della Sapienza. Cosa ne pensi della proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Bertolaso? Ma penso che chi è dell'Aquila si dovrebbe fare magari un referendum all'Aquila, i cittadini dell'Aquila. Se sono d'accordo loro, ben venga. Per il momento non è giusto, cioè, senza fare pregiudizi di nessun genere, politici eccetera eccetera, non è... bisognerebbe aspettare, cioè, quando le cose sono chiarite allora forse se ne parla. Per il momento penso che non è giusto, cioè non è il momento adatto, ecco. No, non sono molto d'accordo sinceramente, dopo anche tutti gli scandali che sono successi, no. I consiglieri hanno addirittura proposto di dare la cittadinanza alla Protezione Civile piuttosto che a Bertolaso, perché ci sono state delle questioni. Tu cosa ne pensi al riguardo? Beh, secondo me la Protezione Civile, intesa come gruppo, è più adatta a ricevere questa onorificenza piuttosto che un capo. Quello ha già più senso. Forse sarebbe più giusto, perché comunque è una cosa generale che non si identifica quella persona in sé, ma con l'organizzazione, che è diverso. Come giudichi l'operato della Protezione Civile in seguito al terremoto? Cosa è stato fatto per la rinascita della città? Ma io non ci sono stato comunque, però da quello che ci vendono sembra che sia stato fatto abbastanza, insomma. Sì, almeno all'epoca, adesso magari cominciano a uscire fuori delle critiche, delle cose che magari non sono state fatte come andavano fatte, oppure per esempio dei tempi che non sono quelli reali che poi sono stati detti, ma sono molto più lunghi. L'immediato sì, adesso mi sembra che si siano un po' arenati, però credo che in cantiere abbiano altre proposte, altri interventi, quindi si auspica che riescano a riportare la normalità quanto prima. Va bene, grazie. Grazie.